Bene Francesco, vuoi andare avanti tu ancora? Sì, io vorrei avanzarmi ad alcune cosette. Allora, alcuni hanno sentito parlare di quelle, anche ieri sera in conferenza qualcuno diceva, ma il Papa non ha chiesto scusa. Beh, a parte che non ha chiesto scusa, ma io vorrei dare una piccola così, curiosità. Sul supplemento del Corriere della Sera è uscito un articolo un paio di settimane fa in cui c'è il caso di una suora che combatte contro il Vaticano. Vabbè, combatte in maniera stupida perché chiede alle donne di diventare, che anche le donne possano diventare sacerdoti. Però c'è una bella notizuola che dice: questa donna, questa sex suora, ha fatto un libro che si chiama Donna all'altare, è stato bandito e le 1300 copie già stampate della Liturgical Press dei Benedettini del Minnesota sono state sepolte in magazzino o forse bruciate su ordine della Congregazione della Dottrina della Fede, cioè l'ex Santa Inquisizione. Questo è successo nel marzo del 2000, la notizia si è avuta, e questa storia sono negli ultimi 2 anni che si sta combattendo. Però appunto è già significativo che di fronte a un testo che non dice assolutamente niente, che anzi rafforza per me il potere della Chiesa, la volontà della Chiesa, perché chiede dati, dice anche le donne devono diventare sacerdoti, che è una cavolata. Benissimo, siccome a loro non dava fastidio, vengano a raccontarsi la storia che chiedono scusa, poi vedere di cosa chiedono scusa, se ha senso. E poi questi libri, 1300 libri, che io sinceramente ho trovato un libro ridicolo, hanno avuto il coraggio di censurarlo, di nasconderlo, di metterlo in archivio. Sì, ma c'è anche Hans Kung che dice l'Inquisizione esiste ancora, è inutile che chieda scusa. Ma allora, ma la cosa più divertente ancora è che di fronte a questo intervento c'è un vescovo, Alessandro Maggiolini, tristemente famoso, che dice, ma il sacerdozio maschile, Dio lo ha riservato ai maschi. E ora, testuale dice, il sacerdozio è la conformazione ontologico soprannaturale di un uomo a Cristo. Cioè, Gesù ha scelto, e dice sempre Maggiolini, come primi preti e vescovi, solo uomini. E di fronte appunto a questa affermazione è chiaro, perché nel momento in cui si dice che la legge della Bibbia viene interpretata in maniera simbolica, di fronte a simile cose si dice che è solo letterale, perciò tutto quello che hai detto verrà sempre ripetuto. E allora è inutile che voi andate a credere alle panzane che raccontano di dire che chiede scusa. No, perché questa è una rivendicazione concreta, dice no, perché Dio ha fatto questo, siccome Dio ha scelto, Cristo ha scelto come sacerdoti solo gli uomini, tutte le altre regole della Bibbia hanno valore, a cominciare quello da uccidere i propri nemici. Ecco, io voglio comunque proseguire su questa cosa, su un'altra fonte così di una notizia che è interessante, perché dà il significato di 2 maniere di comprendere le cose, di affrontare gli oggetti. E ora, prendo appunto dal, deve essere sempre il settimanale del Secondo della Repubblica, c'è una storiella. Incantato dalla statua di amore e psiche, un turista prova l'irresistibile impulso di danneggiare l'opera di Canova, perché non può sostituirsi al protagonista giovane e perfetto. La cosa più significativa che noi abbiamo, che i cristiani hanno saputo questa caratteristica di distruggere le statue, cosa che nell'antichità era una cosa considerata, era inconcepibile distruggere una statua in quanto rappresentava qualcosa. Si la portavano a casa piuttosto. Esatto, cioè. E questo comportamento non è un comportamento, diciamo, naturale, ma è dovuto a un modello culturale ben preciso, cioè nel senso che anticamente c'erano i pagani che anche si innamoravano delle statue e queste statue le coltivavano, le portavano con sé. Basta pensare che ad esempio il racconto di Pigmalione, che si innamora di una statua che lui produce, che alla fine ne è così innamorato che Venere, vedendolo innamorato di questa statua, gliela rende viva. Cioè, non pensa, perché siccome non può averla, di distruggerla. Basta pensare a tutte quante le leggende, tutti quanti i miti che ci sono in cui dicono che le persone addirittura riescono ad avere dei rapporti con le statue, cioè riescono ad animarle. Solo i cristiani, di fronte a una cosa che loro non riescono a comprendere, perché logicamente una statua è una statua e non potrà mai essere posseduta come se possiede un oggetto, e soprattutto sono i cristiani che devono sempre continuamente rifarsi a modello che è Cristo, a modello che è punto di sofferenza. I pagani pensano sempre di raffrontarsi con le cose, con gli oggetti, della loro realtà con un'altra realtà. Perciò questa volontà di distruggere
è insita del monoteismo, perché il monoteismo, la prima cosa che fa è quello di distruggere, di annientare qualsiasi cosa, perché la rende incomprensibile, anche perché si pone di fronte a qualsiasi oggetto con pregiudizio. E da questa volontà di distruggere, che potremmo appunto sentirla come una volontà di emulare una divinità negativa cristiana, di diventare lo stesso, cioè come Dio che ha una potenza titanica che distrugge il mondo, voglio ricollegarmi a un altro articoletto che è uscito. Allora, gli eroi, i mostri di Omero, erano animali preistorici. Allora, stando da una scoperta archeologica, si dice che Omero, di fronte a delle scoperte di resti di animali preistorici, utilizzò questi resti per inventarsi dei mostri, di qualcosa di titanico, qualcosa di spaventoso. Però è significativo che di fronte al ritrovamento di qualche oggetto, uno non si pone il problema di cosa questo oggetto rappresentava, se non ha i mezzi di raffrontarlo, fa un tentativo di riportarlo dentro le sue capacità di cultura, cioè nel senso di dire: io trovo questo oggetto, non vado a se non posso, se trovo non i resti del tirannosauro Rex, non vado a dire che roba che è, dando una spiegazione di morte, ma invento un giudizio di necessità, e sicuramente sarà esistito una roba così. Sì, ma poi è secondario, cioè nel senso che quello che diventa più bello è la capacità di elaborare sopra, cioè nel senso la capacità di fantasia e di non preclusione, perché logicamente e sicuramente se fosse stato un cristiano sono i segni del diluvio, che Dio ha distrutto la terra, è una raffigurazione che Dio è stato forte, li ha annientati, li ha distrutti, li sono rimasti morti. No, cioè se avete stato per un cristiano la capacità di riaffermare la negatività del Dio, la violenza del Dio, di fronte invece a delle ossa di animali morti, benissimo, questi sono animali, sono morti. Il perché sono morti a me è secondario, per me è fondamentale che mi permettano di sviluppare la mia fantasia. Cioè già questo qua dà una natura di come può essere il comportamento e il legame con le cose, perché molto spesso ci viene chiesto, i cristiani dicono dobbiamo comprendere la volontà di Dio. Non c'è bisogno di comprendere una volontà di Dio, prima di tutto perché questo Dio che dicono di esistere non è mai esistito, né mai esisterà. Ma seconda cosa, non è fondamentale comprendere la realtà di Dio, ma comprendere la propria realtà. E di fronte alla propria realtà, come faceva Omero, che trova questi oggetti o che gli parlano di questi oggetti, non va a inventarsi delle teorie giustificative, dice benissimo, da questo io riesco a elaborare qualcosa. Cioè, di fronte anche a una cosa imprevista, a una cosa che potrebbe essere terrorizzante per un cristiano, perché dice cavolo, è una tentazione del diavolo, è un resto di chissà che cosa significa, come devo affrontarlo all'interno della mia teologia, no, ne elabora qualcosa di bello. Poi il fatto che noi adesso sappiamo che i mostri di cui ne parlava Omero erano frutti di scoperta archeologica o di scoperta appunto di paleontologia è insignificante, perché la bellezza della poesia che ha creato sopravvive anche a questo. Cioè, certo. Se i cristiani si dimostrasse come dimostrare che il loro Dio non esiste, loro sono finiti, cioè veramente sono distrutti, cioè nel senso che veramente fanno un suicidio di massa. A noi pagani si dicono, ma se la vostra mitologia si dimostra che era un animale così, non cambia assolutamente niente. Non cambia niente perché diventa simbolico, no? Cioè, come abbiamo già accennato, se io... Cioè, che bravo che è stato Omero da così poco, esatto, a ricavare così tanto. Che bravo. No, diventano simboli, cioè diventano simboli con cui io indico delle emozioni, indico dei modi di essere, dei modi di rappresentare, anche all'interno del subconscio. Esatto. Per cui diventano comunque conoscenza attraverso la quale cerco di trasmettere delle informazioni. Pertanto non diventa una cosa da sottomettere, ma è una cosa con cui continuo a sviluppare me stesso. Anche il drago in Cina, per esempio, la forma del drago, sì, è dovuta al ritrovamento di una miriade di resti, poi in Cina sembra sia stato un diluvio di resti di dinosauri. Però questo drago ha delle significazioni, cioè ha dei significati anche inconsci, cioè ha dei significati anche subliminali delle persone, per cui trovare il drago nel subconscio, in psicoterapia, cioè in terapia, significa trovare delle manifestazioni del sentire, di percepire, di modi di essere delle persone. Per cui tutto è importante, cioè la conoscenza, specialmente la conoscenza immaginaria, è importante perché ci costruisce dei simboli con cui noi possiamo trasmettere. In percezione alterata è solo un'illusione che si parla, cioè si parla solo in illusione, cioè è
illude il soggetto che è in percezione alterata che si sta parlando, in realtà non si sta parlando, si sta trasmettendo dei messaggi che vengono tradotti dalla ragione attraverso le parole, ma non si sta parlando perché non esiste la parola in percezione alterata, esiste solo come necessità della ragione di tradurre. La luna in realtà non parla al soggetto, manda immagini al soggetto quando si relaziona con la luna, soltanto che quelle immagini non sono riproducibili nella nostra quotidianità se non descriviamo con delle parole. Per cui la luna non parla agli uomini, la luna manda immagini e gli uomini traducono le immagini per ciò che sono e dalle immagini si traducono con le parole, per cui alla fine viene fuori niente, insomma. Sì, ma infatti noi possiamo trarre anche un parallelismo concreto, cioè nel senso abbiamo visto questa carne valata del viaggio di quella maschera bianca che è il Papa in Palestina, la disputa sul luogo in cui è stato battezzato Gesù Cristo. Cioè, premesso che non è stato mai battezzato, perché proprio forse Giovanni Battista l'avrebbe annegato se gli capitava fra le mani un personaggio del genere. Esatto. Sì. Penso che Giovanni Battista l'abbia sicuramente annegato e poi ha fatto anche bene. Però di fronte a una cosa del genere c'è la disputa, ad esempio, non è stato battezzato fisicamente in questo posto. Poi ad esempio anche tutte le polemiche, appena ritrovano un sasso, un pezzo di legno, fanno no, questa è la barca su cui Gesù Cristo andò nel lago di Tiberiade. C'è proprio questa lotta, l'ultimo oggetto, l'ultimo sasso. Per riuscire a dimostrare che pur qualcosa ci sia, deve esserci pure qualcosa, invece non c'è niente. Per un pagano non è un problema di dire, vabbè, dove è nata Afrodite? Va bene, la mitologia, alcuni racconti di mitologia dicono che è nata a Cipro, ma non sappiamo che Afrodite nasce ogni giorno, c'è ogni giorno, possiamo assistere anche noi alla nascita di Afrodite, di conseguenza sappiamo che alcuni l'hanno vista nascere in quel posto, però noi sappiamo che Afrodite potremmo vedere nascere o sorgere dalle acque in qualsiasi posto. L'unica cosa importante è questo, parla del fatto che Esiodo mi sta mandando letteralmente fuori di testa, cioè non ha tempo, non va avanti, indietro, non spazio nel tempo, è una roba spaventosa, ma l'unica cosa importante non è dove nasce Afrodite, esatto, ma è in conseguenza a quali gesti nasce Afrodite, cioè di conseguenza il gesto di Crono di tagliare i coglioni di Urano, e Urano dai suoi coglioni fa nascere Afrodite, cioè da gesti di volontà. Sì. Questo nasce Afrodite. Afrodite non è il frutto di niente, di mielismo o di romanticismo. Afrodite nasce da gesti di volontà, e il venerare è un gesto di volontà, non è un gesto così tanto esebeo. Che gentile che la persona, cioè, non è così. No, ma infatti quello che è significativo è che in ogni racconto mitologico c'è sempre la possibilità di dire quello che è successo potrà riaccadere, cioè non si dice è successo 2000 anni fa, 50.000 anni fa. Noi sappiamo che di fronte in mitologia è un continuo ripetersi, un continuo rimanifestarsi, perché la cosa fondamentale della mitologia è ricordare le cose che possono succedere in una vita, cioè nel senso che i cristiani sono fregati perché non erano all'inizio della creazione del mondo e sono fregati, sono per essere lo spettacolo, non erano la nascita di Cristo e sono sfigati, e di conseguenza loro hanno solo la speranza della fine del mondo. Perché diciamo, almeno mi assisto alla fine dello spettacolo, sono arrivato tardi, ma di fronte a questo loro non hanno prospettive. E dopo ti fanno 600 morti come in Uganda, così tanto. Sì, per... tanto che poi siano 600 morti, né quanti ne faranno, insomma. Sì, tu no, hai capito? Sì. Ma questo è significativo, che anche lì in Uganda c'era un richiamo continuo fa 10 comandamenti, solo in quel modo, cioè solo richiamandosi al cattolicesimo e al cristianesimo si poteva ammazzare 600 persone, solo così, ma solo anche soprattutto puoi fregare le persone quando gli dai il concetto di una fine immediata, cioè della fine del mondo, perché noi l'unica fine che sappiamo è la fine della nostra esistenza, ed è questo il nostro, cioè l'unica fine che noi possiamo percepire e che esiste effettivamente. Ma loro hanno il concetto della fine del mondo, e poi soprattutto sono loro che il Dio li parla e dice fa la fine del mondo è vicina. Cioè, ma perché questo succede? Perché proprio il cristianesimo ha inculcato questo concetto. Questo comunque è quello che c'è stato, l'omicidio di questo qua che il padre voleva esorcizzare, è il secondo omicidio che avviene ad opera del Dio dei cristiani. Perché questo è un omicidio interno alla Chiesa, non c'è, apparentemente non c'è intervento di Dio, però la madre vedeva le cose come se il suo figlio fosse satanato anziché portarlo al psichiatra, per cui l'ho portato all'esasperazione. D'altronde e st'altro, il padre è stato ucciso davanti alla Chiesa, esatto, davanti agli occhi del parroco. E st'altro la madre che ha ammazzato il figlio perché gli l'aveva ordinato Dio. Per cui ricordiamoci queste cose, cioè, questo è opera di cristiani.
se un satanista avesse fatto una roba del genere ci sarebbero stati titoli a 18 colonne in prima pagina sui quotidiani, però siccome l'ha fatta gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, si tende o a mistificare o a nascondere l'azione, e questo mi sembra che è abbastanza allucinante, tutto sommato. Va bene, cosa dici Francesco? Proviamo a dar via alle telefonate. Vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 049 700 838. Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 su 94 FM. Questa sera alle ore 19 continuerò Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, fra 19 e le 20, la seconda parte della trasmissione. Intanto vi ricordo che anche Hans Kung... Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, lei ha parlato di Draghi, no? E di queste robe. Io mi chiamo Luigi. Sì? Lei ha parlato di Draghi. Ora, c'è San Giorgio che adopera la lancia, adopera il massimo, diciamo così, delle armi disponibili, perché lui è anche a cavallo, e uccide il drago. È un'allegoria cristiana, come la chiama lei, di bene sui male, e che quindi giustifica insomma l'uso delle armi per uccidere il male, e quindi tutta la potenza. Lo sai che San Giorgio è stato cacciato dal calendario? Sì, vabbè, ma lei che vuole... Io gli ho da porre un quesito. Lei vuole il quesito o vuole... Sì, d'accordo. Perché se non lo vuole io ne fo anche di manco. Va bene. E io ne fo anche di manco se non lo vuole. Allora, San Giorgio, insomma, che adopera tutto la potenza bellica disponibile per uccidere il male allegoricamente, insomma, in questa maniera. Oggi il genere umano, no, il mondo è il genere umano... possiede delle armi che se le usasse, io non voglio dire in maniera impropria, ma mettiamo così allegoricamente sempre come San Giorgio, il genere umano sparirebbe. Tenga presente che io gli dico le parole giuste, non scomparirebbe il mondo, sì. ma sparirebbe la specie, cioè sì. La specie umana. Io sono convinto che il mondo non scomparirebbe, si trasformerebbe, d'altronde succederebbe come con i dinosauri, è sparito i dinosauri ma il mondo è rimasto. Sì, no? Mi spiego? Sono d'accordo. Allora il quesito è, voi pagani, come lo risolvete questo problema? Grazie e buonasera. Buonasera. Per noi non è un problema, cioè... per noi i problemi li affrontiamo prima, cioè li affrontiamo trasformando l'uomo, ma noi non siamo i padroni, cioè noi non possiamo decidere se buttare o non buttare la bomba atomica. Se fosse per noi le bombe atomiche non sarebbero neanche state costruite, tanto per essere chiaro, per cui noi non decidiamo se buttare o non buttare la bomba atomica. Per quanto riguarda San Giorgio che uccide il drago era rappresentato dal coraggio dell'uomo che veniva distrutto e messo in ginocchio davanti al Dio padrone. Questa allegoria è andata avanti finché dopo hanno pensato meglio di levarla via. Comunque per noi non è un problema questo. Ma sai, per i cristiani il costo delle bombe atomiche è secondario. Basta che c'è un cappellano militare che le possa benedire. Ciao Giappone. Ciao Francesco. Ciao. Io vorrei che si ripetessero determinati fenomeni, perché io purtroppo credo a quello che vedo e che tocco. I cosiddetti fenomeni del baraccone, sì? Pregherei che fossero ripetuti questi fenomeni del baraccone, allora io comincio anche a credere, perché 2000 anni fa succedevano determinati fenomeni, non so perché adesso non succedono più. Il mio sole, che è mio, parte da lì, lo adoro, finché da quando nasce a quando muore, e poi so che il giorno dopo riappare. Questo non so spiegarmelo. Quest'altro coglione continua a giocare a rimpiattino, non si fa mai vedere, manda avanti sua madre, non so capire come mai questa storia, insomma. Quando invece mi avvicino a una pianta, e io sarò probabilmente in fase di andropausa senz'altro, mi avvicino a una pianta, sento di accarezzarla, mi avvicino a un fiore, mi avvicino a un sasso, lo accarezzo e sento stranamente, mi avvicino e non so se mi parla o non mi parla, comunque ho un rapporto
tremendamente vicino a questi esseri. No, come lo spiegate voi altri? Mentre non mi dice niente il miracolo, la cosa straordinaria. Io guardo le cose ordinarie di ogni giorno, che per me sono meravigliose, insomma. E questi qua non vogliono ripetermi queste cose miracoli, eccezionali, non si vedono più queste cose. Cosa dici, Francesco? Mi dai una spiegazione, perché io sono qua, sto dando i numeri proprio perché non riesco più a vedere i miracoli. Va bene, dai. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao. Dai una spiegazione. No, io volevo raccontare una storia. Pronto, Claudio? Sì. Sì? Ciao, volevo sentire cosa che Impen sede, che sento parlare anche della magia bianca, rossa e nera. Grazie, ciao. Allora, non esiste magia bianca, rossa e nera. Esistono due tipi di magie: quella che espande l'individuo, quello che lo fa crescere, quello che lo fa dilatare nella vita, ed esiste la magia che lo costringe in ginocchio, ed è la magia nera. Mettere in ginocchio bambini in una chiesa è praticare la magia nera. Espandere la vita è magia e basta, non ha colori. Ma risponde Giampaolo, va Francesco. Sì, no, ecco, una cosa è appunto qualcosa dei miracoli cristiani che non avvengono più. Ma d'altronde sai, tutti i miracoli cristiani sono osservati delle menzogne. Cioè, ti rendi conto che loro sono parte, dicono tu sei uno sfigato perché non hai assistito alla creazione di Dio e non hai assistito alla venuta di Cristo e devi aspettare che venga la fine del mondo e il giudizio universale perché tu possa vedere qualcosa e possa vedere Dio. E d'altronde, di fronte a queste due menzogne basilari, ogni altra menzogna è possibile. Cioè, capito? Quando si parte da un presupposto di menzogna, dice e Dio creò il mondo, e non c'erano testimoni. E Cristo venne per salvare gli uomini e non c'è bisogno di salvarli, ed è un'altra menzogna. Logicamente qualsiasi altra palla può essere raccontata, ma io voglio ad esempio raccontare un piccolo particolare sul corso dei draghi. Per chi conosce il Trentino, c'è la Vallarsa, che è appunto la strada che davanti del Pasubio porta giù a Rovereto, e c'è un eremo di San Colombiano, eretto appunto in onore di un santo criminale che uccise il drago che viveva da quelle parti. Benissimo, il drago, c'è un laghetto lì sotto, e il drago viveva tranquillamente, metà pesce, metà uccello, viveva tranquillo, su questo laghetto non dava fastidio. Cominciò a diventare nocivo quando arrivò un criminale missionario e utilizzava l'acqua per battezzare i bambini. E ogni volta che l'acqua veniva utilizzata per battezzare i bambini, questi bambini morivano. E allora il santo comprese che era questo drago ad avvelenare l'acqua, però solamente l'acqua funzionava in morte delle persone soltanto quando veniva usata per battezzare le persone, e uccise il drago che evitava appunto nella Vallarsa, e dove c'era il posto del drago venne costruito questo eremo. Ma il punto significativo di dire che questo drago non creava problemi, convive con le persone, aveva il suo spazio, veniva rispettato, agiva in base alla sua necessità, e finché le persone usavano la natura per le loro esigenze non c'erano problemi. I problemi sono sorti quando è arrivato un prete e ha avuto bisogno di battezzare le persone e di utilizzare l'acqua per battezzare le persone. Questo significa chiaramente che gli elementi della natura diventano pericolosi nel momento in cui uno deve dare un bisogno e un valore diverso a quello che sono. E soprattutto, in questo caso, c'è il concetto del battesimo per salvare qualcuno da qualcosa, cioè l'acqua battezzava, toglieva il peccato originale. E il fatto significa che venisse usato l'acqua e questo drago avvelenava l'acqua. Ma l'acqua veniva avvelenata soltanto perché veniva usata in maniera diversa e deforme. E di conseguenza i draghi sono anche dei simboli, cioè sono anche dei riferimenti della capacità della natura di difendersi dalle azioni criminali. E giustamente San Giorgio andava a uccidere i draghi, proprio perché? Perché i draghi rappresentavano un qualcosa, forse anche una memoria storica, che forse il Dio dei cristiani creatori non è mai esistito. Comunque una cosa da dire a Luigi, proprio a questo Luigi, il concetto di bene e di male è un concetto culturale, cioè dipende come noi riempiamo di significato il bene e il male, mai usarli per sé. Sì, poi anche sul discorso della magia. Sì? Sto parlando con la radio. Sì? Fa... Ecco, io vi faccio i complimenti, che non siete solo colti, ma siete anche dotti, parlo da Bassano. Complimenti. Grazie. Prego. Beh, qualcuno. Pronto? Scusa, ancora Giampaolo. Dimmi, Giampaolo. Ecco, mi è sfuggito un particolare molto interessante e anche molto semplice. Spiegatemi il perché
mi prendo i fulmini sulla testa, mi prendo i cataclismi, la grandine, mi prendo tutto quello che volete, e io devo ringraziarlo e pregarlo e ringraziarlo. Ditemi perché la folla, la gente continua a pregarlo, a pregare questo qui che manda di tutto. Ma sono peccatore. Le cose buone le manda lui, le cose non buone non le manda lui. Ma Giampaolo, hai il peccato originale. Hai il peccato, sei un peccatore, Giampaolo. Ecco, io non so capire adesso la folla, la gente, la massa, che ha ancora la pazienza di inginocchiarsi e pregare sto coglione qui. Io non riesco a capire, spiegatemi voi altri. Prendono le bastonate sulla testa e dico grazie ancora. Sai quanti miliardi che girano sotto? O tu che a cotal modo di te fai strazio, dici chi tu sia e lo perché ti lanci per mi punire. E quali furono le peccata tua per ti punire con cotal furore? Uno solo, ma lo più orribile che voi possiate immaginare. Questo, se non mi sbaglio, è Brancaleone alle crociate. L'avete voi pensato? Sì. Bene, issi tutti petto a Omeo potriano essere opere di bene. Questo, allora, questo continuava a macellarsi il petto con un tronco, lo spingeva e aspettava... C'è Brancaleone alle crociate, no? Ma guardate che stiamo in pieno Brancaleone alle crociate, siamo proprio nel tempo giusto, perché continuiamo a martoriarci, quello lì che se ne sta lì per aria. Ciao. Pronto? Ciao Claudio. Ciao, dimmi. Antonio da Bassano. Dimmi. Ascolta, oggi te che hai aperto trasmissione con, scusa, quel centro spiritismo, no, come si chiamava? A Botta di Teresina. E che parli di modiati, eccetera, eccetera, no? Sì. Ecco, ascolti tu mai, adesso te ne manderemo, ascolti tu mai Radio Maria? No, guarda. Ecco, peccato, perché dove risi? In quanto ogni tanto, tanto non se mia, mi fa delle trasmissioni che è proprio qualcosa da registrare veramente, no? Ovviamente, ecco, parlava degli indemoniati. Sì. E c'era un uomo, perché era voce maschile, ma presumo prete, insomma, no? Sì. E parlava tutto questo fatto qua, no? Allora diceva delle malattie. E le voleva associare, praticamente far credere che c'è molto più la malattia di origine, Dio Bons, ma non satanica, come la crede? Che dà un nome tecnico, capisco che se tu ne smentichi, però te capisco il senso, sì, il nome tecnico non te lo ricordi più, però il senso, capisco, ma allora, mi mari, ma un vecchiotto così dice, Madonna se è vero, di origine malefica. Ecco, malattie di origine malefica. Ma è il loro gioco, rispetto alle persone che non sanno come difendersi, no? Vabbè, insomma, diceva che certe volte si comincia a benedire ma non succede niente. Il diavolo si manifesta dopo anche 10 benedizioni. Praticamente quando questo qua se rompe il scatole che attacca di marciafoni e ora è capito così. Vabbè, e insomma questo qua cercava tutte, ma se andava avanti mezz'ora la trasmissione. E cercava di fare una base, no? Di maleficità sulle malattie, capito? Ovvio. Va bene, niente, bisogna che sei un canale. No, guarda. D'altronde, loro ci organizzano la mafia contro di noi, cosa facciamo? Va bene, dai. Va bon. Comunque anche questa è. Saluto! Saluto, ciao, grazie, ciao. Ciao. Bon, noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Qui è arrivato Mario. Se adesso... vuole esorcizzare dopo, Mario è a disposizione per essere esorcizzato. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Salve, vi do tutti. Appuntamento per le ore 19 con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Andremo avanti da dove avevamo lasciati. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirti.